ben trovati a Ultima TG. Partiamo con la cronaca perché si aggrava il bilancio dell'incidente avvenuto a Gela, dove una donna di 35 anni e la figlia di 6 sono state travolte da un'auto mentre attraversavano la strada. La mamma è morta pochi minuti dopo l'impatto, mentre la piccola di 6 anni, trasportata all'ospedale di Cristina, non ce l'ha fatta. Il punto nel servizio di Santi Ligeri. Un bilancio ancora più pesante nell'incidente di ieri sera in cui è morta una parrucchiera di Gela, Nuccia Vullo, di 35 anni, era rimasta coinvolta anche la figlia di 6. La piccola Ludovica, dopo diversi interventi, non ce l'ha fatta ed è deceduta questo pomeriggio. Madre e figlia sono state travolte ieri sera da un'automobile mentre attraversavano la strada in via Venezia, alla periferia est di Gela. La donna è morta subito dopo il suo ricovero in ospedale, mentre la bambina è stata portata all'ospedale di Cristina di Palermo. Secondo quanto riferito dai testimoni, Nuccia Vullo si trovava all'uscita di un locale e teneva la bambina per mano. Nell'attraversare la strada una Fiat Panda li ha travolte ad altissima velocità. Il conducente Salvatore Rinella, cameriere di 22 anni, non si è fermato per prestare soccorso scappando. Il ragazzo si è costituito questa mattina raccontando agli inquirenti di essere fuggito per paura di subire un'aggressione dai parenti della vittima. La sua auto è stata ritrovata su sua indicazione nell'ex mattatoio comunale. Sottoposto ad alcol test risultato negativo, Rinella è adesso accusato di omicidio stradale plurimo. Sull'asfalto non risulta nessun segno di frenata e decisive nella ricostruzione di quanto accaduto potranno essere le immagini delle telecamere di videosorveglianza dei negozi della via. Adesso parliamo di Agrigento, perché c'è una vera e propria guerra di mafia, omicidi sull'asse Favara-Liegi, una scia di sangue partita da settembre del 2016 che hanno alzato il livello di guardia e di reazione dello Stato. Noi di Ultima TG abbiamo fatto il punto nel servizio di Giuseppe Castaldo. Una lunga scia di sangue cominciata nel settembre 2016 e ancora oggi non placata. Un agguato in pieno giorno in una delle vie più trafficate, un altro di sera, sempre in centro, a colpi di Kalashnikov. In mezzo una serie di preoccupanti avvenimenti che non promettono nulla di buono. Il ritrovamento di ben due arsenali con ogni tipo di arma da fuoco, bombe a mano, granate, pistole e Kalashnikov. È questo lo scenario che si presenta a Favara da 12 mesi a questa parte. E proprio da Favara comincia una lunga scia di sangue che fa tappa anche a Liegi, terza città del Belgio, nonché una delle roccaforti degli emigrati agrigentini all'estero, soprattutto favaresi. Da quel 14 settembre 2016, infatti, sono cambiati gli equilibri all'interno di un qualche disegno criminale. L'omicidio dell'empedoclino Mario Jakelic, 28 anni, freddato con un colpo alla testa all'interno di un condominio di Liegi, ed il ferimento quasi mortale di Maurizio Di Stefano, 40 anni, di Favara. Neanche un mese dopo si ritorna a sparare, questa volta a Favara. A cadere sotto i colpi, 4 per la precisione, Carmelo Ciffa, 42 anni, di Porta Empedocle, ucciso da un sicario in pieno giorno mentre stava potando alcune piante. Ma il sangue continua a scorrere. Il 5 maggio viene assassinato a Liegi Carmelo Sorce, 51 anni, di Favara. Stava uscendo dal suo ristorante quando una pioggia di proiettili di Kalashnikov lo uccidono. Un ristoratore assassinato come un boss. 20 giorni dopo si ritorna a Favara e le dinamiche sono sempre le stesse. Un commando attende Carmelo Nicotra, 35 anni, di Favara, davanti al suo magazzino e spara ancora una volta con un Kalashnikov. Nicotra, che di mestiere faceva il panettiere, con un trascorso a Liegi, rimane ferito ma miracolosamente vivo. Sono dunque questi gli elementi a disposizione degli inquirenti in uno scacchiere sempre più confuso, oltre che pericoloso. Le indagini sono in mano alla DDA di Palermo e condotte dalla squadra mobile di Agrigento. Da un anno si lavora ininterrottamente per cercare di dare un senso logico a questa concatenazione di eventi. Quel che appare certo è che a Favara la gente è ritornata ad avvertire quella strana percezione di pericolo che ormai da tempo era stata messa alle spalle. E adesso ci spostiamo a Messina per parlare dell'accoltellamento di ieri all'interno di un magazzino di un grande negozio di casalinghi che è sfociato nell'ennesima lite tra due colleghi, tra i quali non correva buon sangue. Agli arresti domiciliari il feritore, migliorano invece le condizioni della vittima. Carmen Di Per. Chiariti i contorni della vicenda dell'accoltellamento avvenuto ieri all'interno del magazzino del negozio di articoli per la casa Bernava Pistunina nella zona sud di Messina. Nella mattinata pare che sia esploso un diverbio tra due colleghi dipendenti della ditta che nutrivano reciprocamente antichi dissapori.
Il litigio è sfociato nel fatto di sangue. Ad avere la peggio, un 42enne finito al policlinico per 4 fendenti ricevuti all'addome e al volto con un cutter, un grosso taglierino utilizzato appunto dai magazzinieri. Operato nel reparto di chirurgia plastica, la vittima ha già dato segnali di miglioramento e per lui i medici hanno fissato una prognosi di 30 giorni. Il feritore si è allontanato dal luogo del delitto immediatamente dopo l'accaduto ed è stato rintracciato dai carabinieri che lo hanno identificato in Paolo Mazza, 50 anni, pregiudicato, ora ristretto ai domiciliari. Parliamo ancora dell'omicidio di Palagonia. Francesco Calcagno, 58 anni, scappa all'interno di un fondo inseguito da un uomo armato che lo uccide. Sono le immagini dell'omicidio del bracciante agricolo avvenuto il 23 agosto scorso, diffuse dai carabinieri. Sentiamo Chiara Murabito. Sull'omicidio di Palagonia adesso i carabinieri chiedono la collaborazione della cittadinanza. Chiunque ha visto o sentito qualcosa aiuti le forze dell'ordine a catturare l'assassino di Francesco Calcagno avvenuto lo scorso 23 agosto. La procura di Caltagirone eccezionalmente ha scelto di diffondere alcune foto e le immagini dell'agguato per poter ottenere informazioni utili per l'inchiesta. Contemporaneamente gli inquirenti stanno studiando frame dopo frame le immagini dell'impianto di videosorveglianza che mostrano tutte le fasi dell'agguato. Eccolo Calcagno mentre scappa all'interno del fondo di Palagonia inseguito da un uomo armato che dopo averlo raggiunto lo uccide a colpi di pistola. Calcagno scompare dall'obiettivo della telecamera, a quel punto entra nell'inquadratura il killer. È vestito con abiti scuri, ha un cappello in testa. Si ferma qualche attimo, prende la mira, poi spara diversi colpi. Si dirige verso il 58enne forse per esplodere il colpo finale. L'assassino si allontana ma questa volta non indossa alcun copricapo. Nelle immagini selezionate e zoomate dai carabinieri è visibile un altro particolare che potrebbe essere decisivo per le indagini, una scritta sulla maglietta nera dell'assassino. Dal video si vede anche la reazione confusa del cane che si aggira avanti e indietro per la proprietà intimorito per quanto sta accadendo intorno a lui. Le indagini proseguono a 360 gradi tra le ipotesi al vaglio degli inquirenti la pista della vendetta per la morte di Marco Lombardo, detto il vichingo. Calcagno è infatti colui che ha esploso i colpi di pistola che hanno ferito mortalmente il consigliere comunale davanti a un bar di Palagonia lo scorso ottobre. Adesso si chiede a chiunque abbia visto qualcosa di contattare anche in forma anonima i numeri 095 25 09 227 oppure 331 37 67 225. Adesso ci spostiamo a Palermo. 26 anni fa moriva l'imprenditore Libero Grassi che si ribellò al pizzo. Stamattina è stato ricordato nel luogo dell'agguato. I suoi figli, Davide e Alici, proseguono nel percorso di legalità intrapreso dal padre. Sentiamo. 26 anni dopo la morte di Libero Grassi, l'imprenditore che denunciò il pizzo e morì per mano mafiosa il 29 agosto 1991, rivive grazie all'eredità raccolta dai figli Alice e Davide che da anni promuovono un percorso di legalità per le attività commerciali e imprenditoriali della città al fine di non smettere di denunciare le estorsioni di racket. Oggi Libero Grassi è stato ricordato in via Vittorio Alfieri alle 7.30 nel giorno e nel luogo dell'agguato mafioso, alla presenza del sindaco Orlando e del presidente del Senato Pietro Grasso. In mattinata invece il convegno organizzato dal Fondo Ambiente Italiano sulla imprenditorialità libera dal pizzo ha fatto il punto su quanto è stato raggiunto in questi ultimi anni. Diciamo che l'intitolazione c'è già stata anni fa e proprio per in quanto intitolato mio padre io diciamo ho iniziato a occuparmi di questo parco e soprattutto l'anno scorso ho visto le condizioni in cui versava il parco. Quello che vede oggi è già una meraviglia rispetto a quello che c'era un mese fa, perché era totalmente sommerso dagli sporcicidi, dalle erbacce e purtroppo da un abbandono di 7 anni, perché quando sono stati finiti questi lavori il parco non è mai stato poi aperto e consegnato. Per cui come vedete la natura ha fatto il suo percorso inverso e anche purtroppo appunto il cattivo uso del territorio che spesso i nostri concittadini fanno, mi riferisco chiaramente alle discariche abusive. Noi dobbiamo godere del mare e dal mare godere della nostra città. È un augurio che faccio a questa città, questo è un piccolo segnale di ripartenza di questa zona che potenzialmente può essere molto bella, speriamo ora di fare insieme al Comune un percorso virtuoso. Palermo tradizionalmente era una città
grigia, tollerante sia nei confronti dei diritti che purtroppo anche dei soprusi. In questo sta cambiando, dobbiamo far sì che la grigia non diventi una città nera, ma diventi una città bianca, colorata. Sempre a Palermo, visita questa mattina al mercato del capo del sindaco Leluco Orlando, del comandante provinciale dei carabinieri Antonio Di Stasio. Continuano intanto le indagini sull'omicidio cusimano e caccia al killer, al complice del killer calogero Pietro Lopresti. Giorgia Mosca. Al mercato del capo di Palermo si torna alla vita di sempre. Oggi è una giornata come un'altra. Lì però fra quelle bancarelle c'è un biglietto di cartone con una scritta per il mio caro fratello. E si torna subito indietro nel tempo, 3 giorni fa, quando proprio al capo è stato ucciso con diversi colpi di pistola il pregiudicato Andrea Cusimano. Un giro fra quegli stand, l'atmosfera non è serena, si percepisce un velo di omertà e questa mattina il sindaco di Palermo, Leoluco Orlando, e il comandante provinciale dei carabinieri Antonio Di Stasio hanno scelto di fare una passeggiata tornando nel rione. Il capo è un patrimonio straordinario di risorse umane, di risorse economiche, di risorse culturali. Quell'episodio che è accaduto è certamente un episodio gravissimo, lo consideriamo un'offesa alla stragrande maggioranza di chi vive e opera al capo. La mafia c'è, ma non governa Palermo, certamente non governa il capo, e il sindaco di Palermo qui per dire che è il sindaco del capo. Le indagini continuano, il GIP ieri ha convalidato l'arresto del killer, calogero Pietro Lopresti, 23 anni. Certo, colpisce un fatto. Dal racconto dei due carabinieri emergerebbe che mentre stavano bloccando l'assassino alcuni commercianti avrebbero urlato: non è accaduto nulla, lasciatelo andare. Le indagini stanno andando avanti, la nostra spinta investigativa è indirizzata sicuramente a costruire quello che è il quadro motivazionale di un gesto così cruento e quello di assicurare alla giustizia anche il complice del killer. Bisogna sfatare anche questo muro dell'omertà e credo che dando risposte efficaci e professionali si indurrà sempre di più il cittadino a avere in noi maggiore fiducia. Stupore oggi fra i commercianti, insomma una visita, quella di Orlando e Stasi, assolutamente inaspettata. E a proposito dell'omicidio cusimano, i carabinieri hanno trovato la smart con cui calogero Piero Lopresti, il 23enne accusato dell'omicidio del fruttivendolo Andrea Cusimano, ucciso sabato scorso a Palermo tra le bancarelle del mercato del capo, ha tentato di fuggire dopo l'omicidio insieme ad un uomo che era alla guida. La vettura è stata trovata all'interno di un magazzino. Gli agenti della scientifica dei carabinieri stanno cercando elementi per risalire al complice di Lopresti che si era dileguato in macchina. Cambiamo argomento, ha attivato il protocollo di prevenzione per il caso di meningite alle Isole Eolie. Intanto non desterebbero preoccupazioni le condizioni del 24enne colpito dall'infezione e ricoverato all'ospedale Papardo di Messina. Carmen Di Per. Sarebbe sotto controllo il caso di meningite verificatosi nei giorni scorsi alle Isole Eolie che ha colpito un 24enne di Milazzo in vacanza a Vulcano. Nel precedente weekend di rientro da una serata in discoteca a Lipari, il ragazzo ha accusato un malore e dopo i sospetti sorti da una visita alla guardia medica è stato ricoverato presso il reparto malattie infettive dell'ospedale Papardo di Messina, dove gli è stata diagnosticata la malattia. Le sue condizioni non desterebbero preoccupazioni, tuttavia è stata attivata la profilassi secondo quanto previsto dalla normativa vigente. In una nota il vice sindaco di Lipari Gaetano Orto ha reso noto che il dirigente del distretto sanitario delle Eolie Natale Bruno ha precisato che subito dopo la diffusione della notizia sono state effettuate tutte le misure di prevenzione previste dal protocollo per casi del genere, anche con controlli meticolosi a parenti ed amici che in quei giorni hanno frequentato il 24enne e tutti gli esami hanno dato esito negativo. Una puntualizzazione doverosa considerato che la meningite è un'infezione comunitaria, che cioè si diffonde facilmente in luoghi affollati e in ogni caso entrando in contatto con chi ne è colpito. Secondo il componente della giunta il caso tuttavia è ancora tutto da chiarire perché non è detto che la meningite sia stata contratta proprio alle Eolie. Ad ogni modo conclude, le notizie che arrivano dal distretto sanitario sono utili a tranquillizzare i residenti e i tanti turisti che affollano ancora le isole. Ancora un caso di cronaca: a Catania si presenta in banca per richiedere un nuovo bancomat e scopre a sua insaputa che qualcuno ha incassato 3 assegni per un totale di 9.000 euro. È successo appunto a Catania, dove una pensionata di quasi 80 anni è stata vittima di una rapina ben studiata. Simona D'Urso.
Si presenta in banca per richiedere un nuovo bancomat e il cassiere dello sportello le comunica che 3 assegni per un totale di 9.000 euro sono stati incassati. Ma la donna, una pensionata catanese di poco meno di 80 anni, resta di stucco perché lei non aveva presentato in banca nessun assegno e parte la denuncia. La seconda in meno di 2 settimane. Nei giorni scorsi la pensionata aveva denunciato al commissariato Borgo Ognina di Catania lo smarrimento dei documenti d'identità e del bancomat. E quando apprende dalla banca che a sua insaputa sono stati incassati 3 assegni, uno da 5.000 euro e 2 da 2.000 euro ciascuno, quindi buona parte dei suoi risparmi derivanti dalla pensione, non resta altro da fare che presentare una seconda denuncia, ma in questo caso di furto, affermando che ignoti avevano asportato un blocchetto di assegni che normalmente tiene sul comodino della sua camera da letto. La pensionata nutre dei sospetti sulla propria collaboratrice domestica, italiana di 55 anni e priva di contratto di lavoro, dunque in nero. I poliziotti, in seguito all'attività investigativa, sono riusciti a ricostruire i fatti e hanno identificato la colf responsabile del gesto. Nello specifico, la domestica, dopo aver rubato gli assegni e i documenti, ha consegnato la refurtiva alla propria sorella, che nei giorni subito seguenti e con le dovute cautele ha cambiato i titoli in più istituti bancari, incassando così il denaro in contante in modo da disperdere nelle tracce ed eludere i controlli delle banche mettendo firme verosimili, circostanza resa possibile grazie al furto del documento d'identità. La donna che ha asportato gli assegni è stata indagata in stato di libertà per il reato di furto, mentre la sorella per ricettazione. Le due donne ad oggi non hanno ancora restituito la somma di denaro. Ma non è il primo caso. La responsabile del furto aveva già adottato in passato questa stessa prassi in altre abitazioni, celandosi sotto la veste di colf. Adesso andiamo a Ragusa, dove la polizia ha sequestrato una casa a luci rosse grazie alla denuncia dello stesso padrone di casa che solo dopo il continuo via vai di clienti che spesso sbagliavano porta disturbando i residenti ha capito che ci fosse qualcosa di strano. Il locatario aveva infatti affittato la casa ad un'altra persona che evidentemente a sua volta l'aveva subaffittata al transessuale rifugiato politico di Haiti. Il trans si prostituiva in un'abitazione che vedete in via De Stefano in pieno centro a Ragusa con la formula soddisfatti o rimborsati. In pratica i clienti potevano lasciare una offerta a piacere, non c'era infatti alcuna tariffa fissa, solo se restavano davvero contenti del servizio ricevuto. Il rifugiato politico di Haiti ha dovuto chiudere bottega, i residenti assillati dalle continue richieste di informazioni dei clienti hanno dunque potuto tirare un bel sospiro di sollievo. E questa è la seconda casa del piacere chiusa a Ragusa nel 2017 con una diminuzione del fenomeno rispetto agli anni passati. Noi ci fermiamo per qualche istante di pubblicità. Nella seconda parte del nostro telegiornale parleremo di politica ma anche dell'emergenza idrica a Palermo. Sembra che ci sia stata un'esplosione nell'area dell'ossigeno, le notizie sono ancora confuse. Anni di indagini, processi e ancora nessun colpevole. Continua la passerella di strada al Taormina Film Fest. Bentrovati, seconda parte del nostro telegiornale che apriamo con la politica. Michiché esce finalmente allo scoperto annunciando, anche se non ancora ufficialmente, l'appoggio a Nello Musumeci come leader del centrodestra alle prossime elezioni regionali in un ticket con Gaetano Armau. Ci racconta tutto Santi Ligeri. Nello Musumeci sarà il candidato del centrodestra alle prossime elezioni regionali siciliane. Manca ancora l'annuncio ufficiale, ma l'ultimo passo è stato fatto. A compierlo doveva essere il commissario siciliano di Forza Italia Gianfranco Miccichè, colui che ha lottato più di chiunque altro per esprimere un candidato interno al suo partito. Ma alla fine, sul principio, ha trionfato il buonsenso, grazie anche ad un accordo che prevede un binomio tra lo stesso Musumeci e quello che era il favorito di Silvio Berlusconi, Gaetano Armao. Un ticket che consideriamo chiuso, ma con Musumeci abbiamo deciso che
quando sarà ufficiale faremo una conferenza stampa all'ARSA, ha dichiarato Miccichè. Sono convinto, ha aggiunto, che la strada giusta è questa e che si andrà avanti. C'è un programma che è quello di Gaetano Armao che vorremmo venisse preso in considerazione dalla coalizione. Una convivenza che sarà comunque complicata, in quanto Forza Italia, dopo aver fatto un passo indietro sul nome del candidato, pretenderà che venga portato avanti il proprio programma. Fatto sta che il centrodestra correrà unito perché Musumeci mette tutti d'accordo. Intanto Vincenzo Figuccia lascia Forza Italia. Pur rimanendo legato al modello liberal popolare lanciato da Berlusconi, non riconosco la leadership di Gianfranco Miccichè ed essendo incompatibile con la sua linea così come quella del suo cerchio magico, mi metto subito al lavoro per allargare la coalizione e definire un programma basato sui reali interessi dei siciliani e per tornare a parlare di lavoro e sviluppo. Nelle ultime ore è uscita allo scoperto anche l'ex amministratore unico di Riscossione Sicilia, Antonio Fiumefreddo, che sarebbe sostenuto da Libera Italia insieme con gli esponenti di Scelta Civica di Enrico Zanetti e di Fari di Flavio Tosi. La proposta di candidarmi a presidente della regione mi onora per la fiducia e mi stuzzica per l'entusiasmante sfida in favore della mia terra e della mia gente, per le proposte che metteremmo in campo rompendo il voto speculare di destra e sinistra, ha detto Fiumefreddo. Nelle prossime ore, annuncia, scioglierò ogni riserva, fermo restando il mio impegno per la buona riuscita del paese del progetto di Libera Italia. Adesso torniamo ad Agrigento, a Porto Empedocle, tensione per l'apertura del nuovo centro di accoglienza, commercianti organizzano una manifestazione, il Consiglio Comunale approva la delibera. Giuseppe Castaldo. Ha suscitato non poche polemiche e tensioni l'apertura del nuovo centro di prima accoglienza, gestito dalla cooperativa Delfino e che accoglie 44 migranti minori non accompagnati, a Porto Empedocle, in pieno centro storico, proprio alla vigilia di Ferragosto. Alla base del conflitto ci sarebbero le perplessità espresse quasi all'unanimità da commercianti, imprenditori, consiglio comunale, amministrazione e perfino la chiesa locale in merito all'apertura di un centro di accoglienza in prossimità del centro, in una realtà come quella di Porto Empedocle che vive di turismo e commercio. A questo si aggiunga anche una condizione sociale al limite, con molte famiglie empedocline in difficoltà, così come lo stesso ente, che ha dichiarato il dissesto finanziario subito dopo l'insediamento della sindaca pentastellata Ida Carmina. Proprio quest'ultima ha voluto fare chiarezza circa le modalità e la tempistica che hanno portato all'apertura della struttura. Le forze politiche hanno detto che secondo loro non andava messo. Il problema è semmai hanno cercato di scaricare la responsabilità sull'amministrazione che non ha invece alcuna responsabilità. Quindi evidentemente non dipende dall'amministrazione poter determinare l'apertura o meno di questo centro. Altresì si è fatta invece polemica sul fatto che io fossi informata che era stata data questa autorizzazione, perché la cooperativa aveva inviato una nota il 26 luglio con cui diceva che era aperta al funzionamento, ma è come dire ho aperto un albergo, non è detto che in questo albergo poi ci vada una clientela o ci vada qualcuno. Che fosse aperto noi lo sapevamo, ne avevamo parlato al comitato dell'ordine e della sicurezza pubblica con il prefetto prima di Ferragosto e c'era stata fornita assicurazione che per la situazione di alta tensione sociale, di dissesto, di grave crisi economico-finanziaria, atteso che Porto Empedocle quasi ogni giorno è interessata da proteste di vario tipo, questa situazione era stata per certi versi bloccata e che finché le cose non si fossero calmate, la popolazione non fosse stata pronta, a Porto Empedocle non sarebbero arrivati immigrati. Adesso andiamo a Palermo, dove prosegue l'emergenza idrica. In molte zone della città manca l'acqua dai rubinetti. L'AMAP ha predisposto un piano di scaglionamento dell'erogazione dell'acqua, ma per ritornare la situazione alla normalità si dovranno attendere le piogge autunnali. Roberto Chifari. Rubinetti a secco in molte zone della città a causa dell'esiguità di acqua nei quattro invasi di Palermo. Non si ferma l'emergenza che da oltre 10 giorni affligge il capoluogo siciliano. Lo scorso 24 agosto il Comune di Palermo in una nota aveva dichiarato che la contemporanea presenza di diverse navi da crociera presso il porto, che si approvvigionavano di centinaia di migliaia di litri d'acqua potabile, determinava un calo di pressione nella rete idrica cittadina, interessando
ampia parte del centro storico. Il fatto mai verificatosi in precedenza è determinato dal fatto che tutte le navi che incrociano i porti italiani svolgono tale operazione nel porto di Palermo, in quanto le altre regioni hanno già dichiarato lo stato di calamità naturale per la siccità, vietando prelievi di questo tipo. Per ridurre al minimo i disagi per i cittadini, l'AMAP ha concordato con l'autorità portuale un calendario di prelievi ad orari scaglionati per non più di 10 ore al giorno. Ieri l'acqua è mancata a Mondello, nei giorni scorsi i disagi si sono registrati in diversi quartieri della città, dalla Zisa a Borgovecchio, da Via Dante a Via Enrico Albanese, ma anche le zone centralissime come Via Libertà, Via Notarbartolo, Via Malaspina, Piazza Teodoro Siculo, Piazza Croci e nella zona del Lucciardone vicino al porto. La situazione, secondo quanto riferisce il comune, dovrebbe tornare alla normalità nei prossimi giorni, ma in ogni caso non prima di settembre e con il ritorno alle piogge autunnali. Da un'emergenza all'altra, questa volta parliamo dell'emergenza abitativa in Sicilia. Il SUNIA ha fornito dati sconfortanti, le famiglie in graduatoria per ricevere un'abitazione sono circa 30.000. Giorgia Mosca. In Sicilia solo nel 2016 sono state 8.478 le richieste di esecuzione di sfratto. Oggi l'incontro tecnico al Viminale con l'ANCI per parlare proprio degli sgomberi degli edifici occupati abusivamente. Un'emergenza abitativa costante e un disagio sociale crescente. I dati ci dicono, ci parlano di una popolazione che è a rischio povertà. Solo in Sicilia il 44% della popolazione è a rischio povertà. Questo significa che l'elemento casa e costo della casa incide moltissimo sulle condizioni di vita. Coinvolgere comuni e regioni, prefetture e sindaci, da una parte per la tutela dell'ordine pubblico con una mappatura degli edifici occupati, dall'altra per tutelare i nuclei familiari esposti e trovare soluzioni abitative prima di svuotare gli edifici. Ma in Sicilia quante sono le famiglie in attesa di casa? Parliamo di circa 23.000 famiglie. Che sono in graduatoria e le graduatorie non sono aggiornate anno per anno. I comuni avrebbero l'obbligo di aggiornarle ogni 2 anni, spesso non lo fanno, quindi questo dato non fotografa la realtà di oggi. Noi stimiamo che le famiglie siano almeno 30-35 mila, perché a questo dato dobbiamo aggiungere tutti coloro che aspettano il bando. Una piaga sociale che in Sicilia coinvolge tutte le province, sia grandi sia piccole. Città come Siracusa, Messina, Ragusa hanno un numero di richieste di esecuzione, quindi di sfratti nei fatti, impressionante rispetto sia alla popolazione che alla realtà sociale. Abbiamo proposto l'utilizzo dei beni confiscati, noi abbiamo chiesto, anche sulla base di esperienze fatte in Europa, in Italia, in altri luoghi, che le case e gli edifici pubblici dismessi vengono rifunzionalizzati. Ancora qualche istante di pubblicità nella terza parte. Parleremo di sport e ci collegheremo al telefono con il collega Marco Carli che si trova allo stadio Massimino per la partita di Coppa Italia tra Catania e Akagas. Professionalità, qualità, ricambi, assistenza post vendita, trent'anni d'esperienza al servizio del cliente. Merid, via Messina 780,
zona Cannizzaro, Catania. Bentrovati, terza parte del nostro telegiornale. Parliamo di sport e lo facciamo subito collegandoci al telefono con il collega Marco Carli, che si trova allo stadio Angelo Massimino perché si sta disputando la sfida di Coppa Italia tra Catania e Akragas. Ciao, buongiorno Marco, buonasera. Buonasera Simona, intanto vi do subito l'aggiornamento sul minuto e il punteggio. Siamo quasi al 17° del primo tempo. 0-0 fra Catania e Akragas, o meglio dire Akragas e Catania, perché la partita si gioca al Massimino solo perché è stato invertito il campo da parte della Lega Calcio Professionistico e il Catania si doveva giocare la partita in casa dell'Akragas. Al Lezzeneto si gioca invece al Massimino su disposizione della Lega e richiesta della società akragantina. Del punteggio vi ho detto, vi dico anche che in caso di pareggio sarà il Catania a passare il turno in questo mini girone composto da Leonzio, Akragas e Catania appunto. Già si sono disputate due partite, la prima ha visto vincere il Catania contro la Leonzio, la seconda ha portato la vittoria della squadra bianconera proprio all'Esseneto contro l'Akragas. Dunque 3 punti per la Leonzio, 3 per il Catania, 0 per l'Akragas. Facile il conto, in caso di pareggio il Catania passerebbe il turno in Coppa Italia. Le formazioni 4-3-3 per l'Akragas con Vono in porta, Mileto, Pisani, Russo e Canale in difesa, Navas, Caternicia, Longo a centrocampo, Leveche, Parigi e Salvemini in attacco. Per quanto riguarda il Catania, 3-5-2 scelto ancora da Lucarelli con Martinez in porta, Aia, Bogdan e Marchese a comporre la linea arretrata, Esposito e Mannè i due esterni, Caccetta, Bucole, Viaggianti a centrocampo, Mazzarani a far coppia in attacco, alle spalle di Ripa. Poche le occasioni finora in questa partita, ce n'è una adesso ma viene bloccato il tiro di Caccetta e la palla finisce in calcio d'angolo. L'unica occasione da sottolineare è un tiro deviato di Ripa che ha fatto quasi gridare il gol, ma il pallone ha sfiorato il palo alla sinistra del portiere Bono e si è perso sul fondo. 0-0 dunque, lo ripeto ancora, il punteggio qui al Massimino fra Akragas e Catania. Da dire ancora che non c'è, come sappiamo, Pozzebon che ancora non è stato convocato ed è in lista di partenza, c'è invece Anastasi nel Catania che siede in panchina, anche se potrebbe partire anche lui. Ricordiamo che mancano 2 giorni alla chiusura del calciomercato, potrebbe partire anche lui per far spazio a un difensore fra gli over, ma saranno storie che vi racconteremo da domani insieme alla cronaca di questa partita e alle interviste che realizzeremo negli spogliatoi. Per ora è tutto dal Massimino, a te Simona. Grazie al collega Marco Carli, buona partita. Lo diceva lui, vi racconteremo i risultati appunto di questo match e tutte le interviste nel corso delle edizioni dei nostri telegiornali di domani. E andiamo avanti parlando sempre di calcio, mercato Serie C in uscita da Catania, almeno 2 pedine, in entrata si riflette su un difensore, nuovi arrivi a Trapani, Siracusa e Agrigento, squadre tutte impegnate a completare gli organici entro il 31 agosto. Daniele Di Frangia. Meno 2 giorni alla fine del mercato, per le squadre siciliane è tempo di definire gli organici, completandoli con ciò che serve e tagliando gli esuberi. Il Catania deve definire gli ultimi movimenti, se fino a qualche giorno fa il ballottaggio delle partenze era tra Pozzebone ed Anastasi, oggi si profila un possibile addio di entrambi. Il reparto avanzato infatti è ben coperto e con alternative, mentre un altro innesto in difesa sembra necessario. Per questo la società valuta le strategie finali, evitando il rischio di rimanere scoperti per il resto della stagione. Il nome che piace è sempre quello di Tommaso Coletti del Foggia, difensore d'esperienza ed in grado di impostare l'azione, ma al momento i rossoneri non sembrano intenzionati a liberarsi di lui. Lo Monaco ed Argurio comunque hanno più volte affermato di avere le idee molto chiare sulla lista over da presentare a fine mercato. Da definire anche la partenza di Khalil, che non sarebbe comunque inserito in lista.
attive anche le altre isolane. A Trapani in arrivo il centrocampista Antonio Palumbo, classe 96, in prestito dalla Sampdoria. I Granata puntano però al colpo grosso e tentano col Parma per Evacu, attaccante che piace a mezza Lega Pro. Il Siracusa è vicino all'annuncio di una nuova punta, Salvatore San Domenico dalla Juve Stabia. Il presidente Cutrufo ha annunciato l'arrivo anche di un altro elemento ufficiale, infine in casa Akragas, l'arrivo del difensore classe 96 Michele Canale. E riparte domenica la Serie D al via 8 squadre siciliane con piazze importanti che vogliono tornare in alto, tra queste Messina, Acireale e Igea Virtus. Sentiamo Daniele Di Frangia. Dopo la solita estate calda tra fallimenti, ripescaggi e riorganizzazione dei club, la Serie D è pronta a ripartire. In programma domenica 3 settembre la prima giornata di campionato. Ad interessare la Sicilia come sempre il girone I, che vedrà quest'anno al via 8 compagini dell'isola. All'Igea Virtus, alla San Cataldese e al Gela, già presenti la passata stagione, si sono aggiunte il Messina dalla Lega Pro, la Cireale, il Palazzolo, il Troina ed il Paceco provenienti dall'Eccellenza. Sarà ancora una volta un campionato competitivo con le siciliane che vogliono recitare un ruolo da protagoniste. Salutate Leonzio, Rende, Vibonese, promosse o ripescate in Serie C, da tenere d'occhio sarà soprattutto la Nocerina. Da valutare invece le siciliane con possibili sorprese all'orizzonte. Per la Cireale passaggi ai rigori in Coppa Italia contro il Troina. Nella prima giornata nessun derby in programma. I Granata riceveranno al Tupparello la Gelbison, mentre il Gela ospiterà il Roccella. Il Troina di Beppe Pagana andrà in casa della Cittanovese, Palazzolo ospite ad Eboli. Trasferta campana anche per il Messina a Portici, Igea Virtus in Calabria ad Isola Capo Rizzuto. San Cataldese, Palmese e Paceco Ercolanese chiuderanno il turno. E questo era il nostro ultimo servizio, grazie per averci seguito, da parte mia l'augurio di una buona serata.